Si chiamava Lois Oglesby, aveva 27 anni e era una mamma di due bimbi. I segnali di respiro, una donna ferita in maniera piuttosto dura alla testa dalla follia di Connor Bess, di 24, prima di morire riuscì a telefonare all'amato ragazzo, Derek Lee, che su Facebook ha descritto gli ultimi momenti di vita dell'amata fidanzata, le ultime parole d'amore che aveva nei confronti degli amati figlioletti. Devo tornare dai piccoli, così avrebbe detto la donna prima di essere fa fatta fuori. Il responsabile, vi ricordo, della sparatoria a Dayton in Ohio, negli Stati Uniti d'America, ripeto, è stato il signor Connor Bress, responsabile che avrebbe iniziato a far fuoco dopo che gli sarebbe stato negato ingresso in un locale e l'ho ricostruito. Vi ringrazio per l'ascolto, il video termina qua. Lois Oglesby, riposi in pace.